Ciao amici, una puntata molto speciale della nostra Top 11 perché ovviamente ha fatto irruzione la notizia di Mourinho, quindi abbiamo deciso di non aspettare la partita della Juventus di questa sera, quindi è una top senza giocatori della Juventus e del Sassuolo. E, però insomma, mi sembrava importante anche dire due parole sull'addio di Mourinho alla Roma. Allora, cominciamo proprio parlando di Mou, che è il flop della settimana. La Roma a Milano è stata il flop della settimana. E viene da un periodo di flop che ormai si protrae. È interessante capire, secondo me, perché i Friedkin abbiano preso questa decisione e soprattutto quali sono le prospettive, secondo me, industriali dell'azienda Roma, oltre che della squadra Roma. Allora, intanto diciamo subito che bisogna distinguere, come sempre, alla fine di un percorso, ciò che è stato fatto e ciò che ha determinato la fine. Ciò che è stato fatto da Mourinho è comunque molto importante. Perché Mourinho ha ricreato il rapporto di grande amore tra la squadra e i tifosi, creando un blocco unito, che è la cosa che sa fare sicuramente meglio. Ha motivato addirittura i tifosi, li ha fatti sentire parte della squadra. Ha detto più volte: giocano con noi quando sono allo stadio. Questo è il numero incredibile di pieni che ha fatto l'Olimpico. Sono la dimostrazione comunque che una parte del lavoro di Mourinho è stata fatta bene. Certamente due finali europee la Roma non aveva mai fatte consecutivamente, era tantissimo non vincere in Europa dalla Coppa delle Fiere. Quindi questi sono tutti elementi positivi di Mourinho. Non si può dire che Mourinho alla Roma sia stato un fallimento per come finisce. Questo è sicuramente importante sottolinearlo. Sono stati comunque 2 anni, alla fine anche positivi di Mourinho. Però il terzo no. E qui la china aveva preso, secondo me, una direzione che non era più raddrizzabile e credo che i Friedkin se ne siano resi conto. Credo che se ne fosse reso conto Thiago Pinto. Io ho l'impressione che abbia detto ciao Thiago Pinto proprio per non essere lui a doversi prendere la responsabilità personale di mandare via Mourinho. Io ho questa convinzione, poi magari sbaglio perché non è una notizia, è una mia convinzione. Perché i Friedkin hanno preso questa decisione? Certamente contano i risultati, non c'è dubbio. La Roma è lontana dal quarto posto. I Friedkin sono convinti di aver investito almeno in contratti dei giocatori e la terza squadra alla Roma per pagamento di stipendi, per monte ingaggi. Questo non vuol dire necessariamente che sia la terza squadra più forte, perché ormai non bisogna più fare confusione tra monte ingaggi e forza della squadra, perché il monte ingaggi è un dato non più oggettivo, nel senso che visto che devi andare sul mercato a prendere solo i parametri zero, è ovvio che devi investire di più sugli ingaggi. E quindi il monte ingaggi sale di conseguenza perché non hai soldi per fare mercato, di fatto, e quindi prendi solo parametri zero che costano più di ingaggio perché non costano come giocatori. Quindi direi che il parametro degli ingaggi è un parametro superato dagli eventi e quindi non è così che si possono misurare le squadre. Però certamente la Roma non ha una rosa e una potenzialità da nono posto, malgrado gli infortuni, malgrado tutto quello che volete. È una squadra che ha una potenzialità più alta. Basta vedere le rose delle squadre che gli stanno davanti in classifica in questo momento. Di certo non è una squadra che poteva lottare per lo scudetto, per le prime 2 posizioni, però insomma, per esempio, qualcosa in Coppa Italia in più poteva fare. Quindi i risultati sicuramente hanno contato. Ha contato anche il momento, perché la Roma è di fronte a 3 partite nel calendario abbastanza semplici. Allora, secondo me il pensiero è stato: noi abbiamo questa convinzione adesso. E adesso, dopo il derby perso, dopo la sconfitta di Milano, diciamo che magari è più accettato un cambiamento dalla piazza rispetto a 2 mesi fa, per esempio, dopo la partita col Genoa, quando si era parlato dell'allontanamento di Mourinho. E quindi di conseguenza hanno voluto sfruttare questo momento, perché se poi Mourinho vince le prossime 3 partite, perché non è la Roma che vince, è Mourinho che vince in questo caso, se Mourinho vince le prossime 3 partite, magari si qualifica con il Feyenoord, lo devi tenere sicuramente fino a fine stagione. Se a fine stagione ottiene anche un minimo risultato, lo devi tenere lo stesso. E quindi hanno trovato, secondo me, il momento per loro ideale dal punto di vista della comunicazione per allontanarlo, chiamando tra l'altro De Rossi, che copre il buco di romanità che lascia Mourinho, perché la romanistità, neanche la romanità di De Rossi, è assolutamente indiscutibile, e quindi questo sicuramente smorzerà un po', diciamo, le possibili polemiche per l'addio di Mourinho. Ma perché è stata presa la decisione? Secondo me la ragione vera è al di là dei risultati sportivi, che sicuramente contano. Perché? Perché non poteva più andare bene alla Roma l'atteggiamento che la squadra ha in campo: i rossi, i gialli, le risse, le proteste continue con gli arbitri. Gli arbitri che quando dicono non sopporteremo più un certo tipo di comportamenti, ce l'hanno evidentemente con Mourinho e con la sua panchina. Perché questo non fa brand.
soprattutto negli Stati Uniti, dove il concetto di sport è profondamente diverso da quello che abbiamo noi, no? Molto meno esasperato dal punto di vista dei contrasti e molto più vicino invece a un concetto di fair play anglosassone, se vogliamo. Anche se poi gli sport sono violenti, si dice catarsi proprio per questo, gli sport sono violenti sul campo per eliminare la violenza in altre zone, per esempio sugli spalti. Quindi l'atteggiamento della Roma non favoriva il brand, e il brand, ragazzi, è una cosa importantissima, perché le voci che poi regolano il business di un'azienda come la Roma, quindi di una società di calcio, fondamentalmente sono tre. Ci sono gli introiti televisivi, che in Italia rappresentano una percentuale molto più alta che nel resto d'Europa del bilancio di una società. Poi c'è quello che viene dalle partite, il cosiddetto match day, e qui c'è un vulnus in Italia che sembra insuperabile, perché non ti permettono di fare gli stadi, e non permettendoti di fare gli stadi guadagni di meno dai 30 sold out che hai fatto uno di seguito all'altro. Per esempio, giochi su un campo che è improponibile come quello attuale dell'Olimpico, devi comunque pagare il CONI, non è il tuo stadio, non hai una partecipazione diretta sulle rivendite all'interno dello stadio, sono tutte cose che non fanno aumentare il tuo match day. Quindi, con i diritti televisivi abbiamo visto che si è arrivati con un nuovo contratto più o meno alla dimensione del contratto precedente, quindi si è arrivati un po' a tappo e non si può crescere. Dal match day non puoi crescere. Dov'è che un'azienda può crescere? Può crescere sul brand, sul merchandising e sul brand, che rappresenta per alcune squadre in giro per il mondo dal 12 al 18% delle entrate e in Italia molto di meno. Per lavorare sul brand devi lavorare sulla reputation, e per lavorare sulla reputation non puoi più accettare un tipo di atteggiamento come quello che ormai stabilmente aveva la Roma. Questo secondo me ha contato moltissimo sulla scelta di Friedkin. Quali sono stati gli errori di Mourinho? Secondo me fondamentalmente uno, e cioè il fatto di non essere stato pronto al cambiamento quando era necessario, soprattutto dal punto di vista della comunicazione. Noi abbiamo tutti negli occhi il Mourinho dell'Inter del 2010, che è molto simile in comunicazione, le manette, al Mourinho del 2023-24. Ma il mondo è cambiato. Perché? Perché questo atteggiamento molto divisivo, e quindi diciamo portato a creare grande compattezza interna perché c'è il nemico fuori, il Bushido di Mourinho e il suo modo da sempre di comportarsi, funzionava moltissimo nel 2010, perché c'è una società profondamente diversa a livello di comunicazione, perché questa comunicazione dirompente faceva molto più effetto, era innovativa. 14 anni dopo non è più così, perché proprio dal 2010 in avanti sono arrivati i telefonini di nuova generazione e sono arrivati i social. I social hanno imposto un tipo di comunicazione molto divisivo e quindi molto simile a quello di Mourinho. Quindi la comunicazione di Mourinho non era più una comunicazione rivoluzionaria, era una comunicazione che a tratti era ancora efficiente, a tratti, ma che nello stesso tempo entrava in un filone che ormai è il filone comune e quindi non aveva più la forza dirompente della novità. Per di più, siamo in un periodo in cui, essendo abituati a queste contrapposizioni, quando tu ti metti in una contrapposizione molto forte, lo stiamo vedendo in questi giorni, è molto probabile che prima o poi capiti anche a te di scivolare e di diventare l'incudine e non più il martello di questo tipo di comunicazione. Secondo me Mourinho questo lo ha un po' sottovalutato. Doveva cambiare modo di comunicare, o perlomeno modellare il suo modo di comunicare a tempi più moderni. Le difficoltà che ha incontrato in questi anni, secondo me, derivano più da questo che dai discorsi sul gioco e non gioco, che pure non c'era nella Roma, ma secondo me più questo che tutto il resto. Adesso arriva De Rossi. Io credo che De Rossi, al momento in cui registro, non c'è ancora, diciamo, l'ufficialità del tipo di contratto che firmerà, ma credo di sapere che sarà un contratto a 6 mesi con il rinnovo legato al raggiungimento di obiettivi, come giusto che sia per un allenatore che di fatto è la sua seconda esperienza. Io conosco bene Daniele, è un uomo di grande intelligenza, molto passionale, molto più di quanto possa sembrare, e quindi sarà anche, secondo me, emotivamente molto coinvolto in quello che gli capiterà nei prossimi giorni, con delle idee chiare di calcio, però ancora con un'esperienza molto, molto relativa. Conosce bene l'ambiente e questa è una grande fortuna. Di sicuro dovrà cambiare il suo modo di comunicare rispetto a quello di Mourinho, sono due persone diverse, sarà naturale, anche lui però è uno di cuore, un po' qualcosa se lo aspetterà nei tifosi, un po' qualcosa lo dovrà concedere di
murignanismo, diciamo, perché questa è l'abitudine da 2 anni e mezzo, però io credo che possa fare bene comunque nella Roma, a patto di ritrovare secondo me anche un po' di compattezza che si era perduta. Io non sono così convinto che Mourinho avesse lo spogliatoio in mano come dicono tutti, perché vedevo dei segnali nelle facce dei giocatori di poca fiducia in quello che stavano facendo. Vedevo un Lukaku che aveva cominciato a sbracciare molto in campo perché non gli arrivavano i palloni che voleva. Credo che sia anche un Lukaku che non si diverte molto con sta palla addosso sempre, quando invece le sue fortune Conte le aveva costruite con la palla in profondità. E quindi non sono così sicuro che poi l'ambiente all'interno fosse così perfettamente unito, anche perché delle cose che ha detto Mourinho nei confronti di alcuni giocatori per forza dovevano aver lasciato il segno. Io penso anche un'altra cosa. Auguro a De Rossi tutto il meglio possibile, perché se lo merita, e auguro di raggiungere gli obiettivi e quindi di venire confermato. Ma se De Rossi non dovesse raggiungere gli obiettivi e non dovesse essere confermato, io credo che la Roma, proprio per il discorso che ho fatto sul brand e quindi sul fatto che deve diventare una squadra più simpatica, diciamo così, potrebbe andare sul mercato degli allenatori e fare un altro grande acquisto. Quindi diciamo che la strada che ha intrapreso è bionivoca. Da una parte devo mandare via Mourinho perché non lo sopporto più, alla fine questa è la verità, non credo più in lui, e quindi scelgo un allenatore che mi copre un po' del problema dei colori giallorossi, con il pubblico, con l'ambiente, con la città, con tutto il resto. E poi vedo, se ho la fortuna di trovare un grande allenatore, avendolo fatto di fatto, praticamente fatto iniziare io, va bene. Se invece non va bene, a giugno si cambia tutto, si fa una squadra di ragazzi giovani, perché quello è l'investimento che puoi fare, e si pensa a un grande nome sulla panchina, sempre che poi il grande nome della panchina accetti questo nuovo tipo di discorso. In bocca al lupo a Mourinho, io sono convinto che possa fare ancora molto bene, però sono convinto anche che debba sfruttare questi mesi per fare un piccolo esame di coscienza e capire cosa non ha funzionato dal punto di vista del gioco e soprattutto dal punto di vista della comunicazione, perché stavolta forse qualche errore l'ha commesso anche lì dove non sbagliava mai. Passiamo alla nostra top 11, la facciamo un po' più veloce. In porta ho messo Maignan, perché con un paio di parate decisive, una soprattutto su Celik, ha permesso a Milan di mantenere una certa tranquillità nel corso della partita con la Roma, e di conseguenza credo che possa meritare sicuramente il posto in squadra. Poi Maignan è un portiere che dà grandissime garanzie, soprattutto in uscita alta nei momenti decisivi della partita, negli ultimi minuti quando esce, bellissimo da vedere. Difesa a 4 stavolta, abbiamo scelto di mettere 4 difensori che hanno fatto bene almeno in 4, in 5 per la verità, perché segnalo anche Kier, che sta giocando molto bene la difesa del Milan secondo me, però metto Theo della difesa del Milan perché è tornato anche a segnare un gran gol e prosegue in un processo di crescita che fa seguito invece a un momento molto difficile secondo me di Theo all'interno del Milan all'inizio di questa stagione. L'altro laterale è un altro laterale sinistro, che è Di Marco, è tornato in campo con l'Inter, ha fatto subito vedere la sua importanza, un giocatore che ha avuto una crescita straordinaria, e quindi lo inserisco. A proposito di Inter, per una volta non metto Lautaro, era scontato mettere Lautaro, ma talmente scontato e talmente lo metto tutte le settimane, è talmente per me il primo nome nella top 11 di Lautaro, questa settimana ho deciso di non metterlo, così per fare una cosa nuova. Continuo però con i difensori, il terzo difensore che inserisco è Rachmani, il suo nome è stato assolutamente decisivo per il futuro del Napoli. Io credo che le cose sarebbero complicate oltremodo se Napoli non avesse vinto con la Salernitana, perché sarebbe arrivata una contestazione molto pesante. Invece così le cose sono un po' tranquillizzate in attesa di vedere cosa succede in Supercoppa. Quindi Rachmani merita quel posto. L'ultimo posto è Di Buongiorno, grande uomo mercato in questo momento, ma anche secondo me giocatore, ma neanche di avvenire, già di presente sicuro, certo. E merita un posto in top 11, già diverse volte che compare nella nostra top 11. A centrocampo Candreva per il suo ruolo e per la continuità nel segnare e nel cercare di trascinare una delle squadre più sfortunate d'Italia, però se perdi sempre all'ultimo minuto, perdi punti all'ultimo minuto, vieni sempre recuperato, non può essere solo sfortuna, qualcosa ci metti anche del tuo. Çalhanoğlu in questo momento è il miglior centrocampista centrale d'Europa, sono convinto di questo, con Rodri, però sicuramente è il migliore. Lo sta dimostrando ogni domenica, è fortissimo anche nella conclusione, è il vero colpo di genio di Inzaghi di queste 2 stagioni, e se l'Inter vincerà dovrà soprattutto a questa scelta. Il terzo è Kop Meners, che ormai ha una continuità con l'Atalanta ritrovata dopo un periodo invece di appannamento, segna,
è decisivo. L'Atalanta, secondo me, è forse la migliore candidata per il quarto posto perché sta avanzando a fari spenti senza farsi vedere troppo. E in attacco metto anche un altro dell'Atalanta che è De Ketelaere, era arrivato e appena arrivato avevo sentito Gasper mi aveva detto devi crescere un po' fisicamente e devi giocare in attacco. Hanno fatto tutte e due le cose, è cresciuto fisicamente e gioca davanti. E infatti sta facendo vedere che non è il buco di mercato che sembrava l'anno scorso a Milan, che anzi è un giocatore che quando troverà ancora più fiducia in se stesso, la sta ritrovando, diventerà ancora più decisivo. Decisivo anche Felipe Anderson, che al centro dell'attacco della Lazio ha fatto gol. Ha giocato, mi pare, 126 partite tipo consecutive con la Lazio. Sarri non lo leva mai. Evidentemente è un giocatore che fa tutta la differenza del mondo. Adesso sono curioso di vedere come va con il rinnovo. Il terzo attaccante è un attaccante che sta trascinando una squadra in grande difficoltà come il Verona, perché sta vendendo molto, sta cercando di vendere molto, sta cercando di cambiare proprietà. Io francamente pensavo che potesse perdersi, invece come spesso accade, nelle grandi difficoltà le squadre si ritrovano, i gruppi si riformano e si compattano. E Djuric, che vince tutti i duelli di testa, è sempre in testa a questa statistica nel campionato italiano, è sicuramente uno di quelli che sta trascinando alla grande il Verona verso una, devo dire, fino a qualche settimana fa quasi impensabile salvezza, che invece sta diventando una cosa più concreta. Metto Luis Alberto tra le citazioni, metto anche Giroud tra le citazioni e metto soprattutto Thuram tra le citazioni. Che bel giocatore che è diventato. Pensavo fosse solo un esterno perché in Germania l'avevo visto giocare così, invece si è dimostrato un giocatore a tutto campo e un grande acquisto dell'Inter. Perché se hai delle grandi idee, anche se sei in difficoltà economiche, riesci comunque ad acquistare.